Eccoci qua, amici di Telecop Games. Siamo qui con Marco per presentare i giocatori che usciranno lunedì. Marco, chi esce lunedì questa settimana? E lunedì esce la Roma, il Napoli, il Barcellona e l'Atletico Madrid. Poi non so se vogliamo parlare anche dei giocatori del Flamengo. No, io direi di no perché sono tanti e poi sono già usciti questa settimana, sono usciti già giovedì, quindi sicuramente gli utenti li hanno guardati senza nessun problema. Io direi di velocizzare un attimo perché sono qua quattro agenti e ci mettiamo un po' a commentare tutti i giocatori. Allora, io partirei subito dall'Atletico Madrid che sfiderà il Barcellona. Allora, partiamo dall'ex, il grande ex Suarez. Che ci dici di Suarez? Beh, Suarez raggiunge un overall massimo di 96. C'è una carta opportunista e spicca soprattutto in comportamento offensivo e in aggressività a 95. E comunque bravo in tutto, abbastanza buono nel dribbling, un bravo nei passaggi, una buona finalizzazione. Sì, un po' la velocità è sotto l'80 o l'elevazione, però tutto sommato è un top player, sì. Sì, sicuramente, poi c'ha pure il 3-3 di piede, quindi un grandissimo attaccante. Poi il discorso attaccanti, come ogni video, io credo che ne abbiamo in abbondanza lì davanti. Poi ognuno prova il giocatore, si può trovare o meno con un determinato tipo di punta. Andiamo avanti, abbiamo Oblak, il portiere sloveno, giusto? Mi sembra che è sloveno, sì, sloveno, ecco. Oblak vado io perché è molto molto semplice, è uno dei migliori portieri del gioco. Come potete vedere c'ha comportamento portiere 99, presa 99, respinta 95, riflessi 95, 99 di estensione. È un portiere sicuramente completo, è un portiere difensivo come Oliver Kahn, quindi come potete vedere nella abilità dei giocatori c'è da dargli il rinvio basso, che è la traiettoria bassa, l'unica nota da dargli con le abilità dei giocatori che abbiamo nel gioco del MacLab. Sicuramente un grandissimo portiere, poi come detto di Suarez, secondo me abbiamo tanti portieri. Portiere sicuramente di livello per chi non ha ancora sistemato l'11 dei pali. Io passerei a Saúl, lo spagnolo, che a me piace tantissimo. Vai pure tu, Marco. Sì, Saúl raggiunge un overall massimo di 95. C'ha come carta onnipresente. Spicca soprattutto come passaggio a raso terra con un bel 95. Però su tutte le sue statistiche, sul dribbling soprattutto, possesso stretto sono sopra i 90, velocità comunque anche buona 85, accelerazione 87, per un centrocampista, sì, centrocampisti veloci sono anche abbastanza rari, buono anche con l'elevazione 86, nel difendere anche abbastanza equilibrato, un 83 di comportamento difensivo e 87 recupero palla e 89 di aggressività. Si pecca un po' nel piede, però anche lui è ottimo giocatore. Guarda, io l'ho avuto l'anno scorso, è stato titolare fisso, avevo la versione mi sembra che arrivava al 97, è stato un perno del mio centrocampo fisso, perché fa tutto, sa attaccare, sa difendere e in più eventualmente ragazzi, da sottolineare che lui può fare anche il terzino. Non è di posizione, non potete dare sicuramente terzino, io mi ricordo che l'anno scorso era fino al 93, in caso di emergenza è sicuramente un ottimo giocatore. L'unica pecca appunto è il piede destro, che visto che lui è mancino perde un po' sul piede destro, comunque un giocatore secondo me super consigliato in questo pool. Andiamo avanti, abbiamo Koke, l'altro compagno di reparto, vai tu con l'altro spagnolo. Sì, Koke anche lui c'ha carta, è onnipresente, raggiunge davvero il massimo di 94. E spicca soprattutto sul passaggio a raso terra che raggiunge il 97. Anche lui è abbastanza equilibrato come Saúl, forse un po' meno bravo nel difendere, e un pochino più lento. Se dovessi scegliere tra i due, Saúl è un pochino meglio, diciamo. Sì, tra i due Koke diciamo che è un pochino più offensivo, visto che c'ha pure 3-3 di piede, se usa bene sia il destro che il sinistro. Saúl è un pochino più difensivo, io la vedo così. Tenete Koke che può pure fare l'esterno sinistro e l'esterno destro di attacco. Andiamo avanti, abbiamo Jimenez, il difensore che arriva a 94. Allora, come difensore, secondo me è un ottimo difensore perché ha comportamento 94, comportamento difensivo. Recupero palla 95, 99 di elevazione, quindi
le prende quasi tutte lui di testa, anche se di altezza è un 85, un pochino basso, ma se prendiamo Puyol, le prende tutte lui, quindi come relazione ci stiamo. Colpo di testa 91, ha una discreta velocità per un difensore centrale, cioè 83, 80, 83 di velocità, 80 di accelerazione, ottimo contatto fisico, ottima resistenza. Ha un over basso che è un 94 rispetto ai super top che abbiamo in difesa come Van Dijk, eccetera. Ha una carta di incontrista che non si vede spesso, perché come Puyol, alla fine possiamo dire che è un piccolo clone di Puyol. Secondo me è un ottimo difensore da poter pescare. Poi, sempre quel discorso lì degli attaccanti, se abbiamo Van Dijk, se abbiamo Puyol, o Beckenbauer in difesa, è una pescata da eventualmente evitare. Non so cosa ne pensi tu, Marco. Sì, a me la carta incontrista come difensore centrale piace molto. Vedremo anche poi Koulibaly, che anche lui è molto interessante sul Esatto. falso piano. Andiamo avanti. Abbiamo Renan Lodi, che è un terzino sinistro. Oh, un terzino sinistro che arriva a 95, vai. Renan Lodi ce l'avevo l'anno scorso. Guarda, questa versione qua raggiunge un overall massimo di 95. E spicca molto proprio nella velocità, raggiunge velocità 97, accelerazione 95. Però bravo anche nel dribbling, bravo nei passaggi, una buona resistenza, un buon equilibrio. Sì, come fase difensiva c'è un comportamento a 78, recupero palla 82, aggressività 83. Pecca nel piede debole, che è solamente uno. Però tutto sommato è un buon terzino sinistro. Sicuramente, un po' come Theo Hernandez, perché a livello difensivo Theo Hernandez lascia un po' a desiderare, un pochino come Davis, perché anche Davis non credo che sia altissimo a livello difensivo, ma sicuramente è un terzino velocissimo. Io lo paragono molto simile a questi due giocatori che abbiamo già trovato in precedenza. Andiamo avanti, abbiamo Llorente, che non è il giocatore ex Juve ex Napoli, è un trequartista. L'hanno cambiato di posizione perché io mi ricordo che faceva il mediano. Giocando nel 10 contro 10, io mi ricordo che faceva il mediano. Guardiamolo un attimo come dribbling, è un ottimo dribbling, ragazzi. 92 di controllo palla, 85 di dribbling, è così così, ma questo possesso stretto compensa, eh? Compensa. Ha un ottimo passaggio, 91 di passaggio, 91 di passaggio alto, velocità discreta, 82 di velocità, 81 di accelerazione, 86 di contatto fisico, 92 di resistenza, c'ha 2-2 di piede, quindi come trequartista non ce lo vedo benissimo, però è un 84 di altezza, ha il giocatore chiave che piace tantissimo a te come carta, Marco. Secondo me è da vedere sul campo. A me non convince particolarmente Llorente, non so a te. No, guardando anche la forma fisica 4 fa perdere molto. Esatto, E a me. poi sì, come trequartista, c'ha abilità intercettazione che è poco congeniale per il ruolo di trequartista. Sì, a me convince poco. Andiamo avanti, mi sembra che ci sia l'ultimo, João Félix, che abbiamo visto col Portogallo. La versione del Portogallo arrivava a 99, questo mi sembra che arriva a 99, quello del Portogallo. Guardiamolo subito. No, è proprio un clone di quello del Portogallo. Mi sono sbagliato io. Arriva a 96 pure questo, quindi l'abbiamo visto nel pool di settimana scorsa. Spicca in controllo palle, in dribbling, un'ottima velocità, 94 di accelerazione, 88 di velocità. Buoni passaggi, 89 di passaggio sottoterra, 86 di passaggio alto, 3-3 di piede, sicuramente un'ottima seconda punta e poi ti fa anche il ruolo di trequartista che arriva a 94 come potete vedere qua nel grafico. Un ottimo trequartista però, seconda punta il trequartista fa pure il ruolo di attacco, come è un giocatore sicuramente interessante, però è sempre lì la questione che in avanti c'è tanta concorrenza. Non so cosa ne pensi tu. Sì, concordo. Andiamo avanti. Oh, andiamo avanti. Eccoci qua. Andiamo nel pool del Barcellona. Allora, il Barcellona c'è il solito Leo Messi che arriva a 99. Me lo riporta qua, ma approssimazione. Forse arriva a 98. Non so se tu sei su PES DB, su PES Sub. Comunque qua su PES Master me lo porta a 99. L'ho messi presentato in un modo molto veloce, giocatore fenomenale. Io ho la versione Icon, giocatore fantastico. Come dribbling 99, controllo palla, possesso stretto, controllo del corpo, finalizzazione. Un giocatore completo e fortissimo
Penso che molti lo hanno perché tra la versione A e con quelli usciti, sicuramente messi molti utenti lo hanno in rosa. Si presenta da solo, a mio avviso. Io andrei avanti, Marco. Sì. Andiamo con Griezmann, l'abbiamo presentato con la Francia, vediamo un attimo il paragone con la Francia. Questo è un pochino più forte, mi sembra, perché quello della Francia arriva a 90, vedete questo qui, vediamo che arriva a 95, questo è il Barcellona, è leggermente simile, 95, non faccio il paragone, ma parte da un punto in più questo Griezmann. Come abbiamo detto settimana scorsa, io penso che il problema può essere la posizione, visto che lui è un mancino e come posizione c'ha ESA. Questo pecca un po', a mio avviso. Poi è abbastanza equilibrato in tutte le statistiche. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, no, è sempre quella. Lui ha taglio al centro, schierato a sinistra. In teoria converge verso il centro, però c'ha il suo piede preferito sull'esterno. Quindi sì, un po' un controsenso. Esatto, io l'avrei preferito sicuramente Ela, poi eventualmente va pure la punta, ragazzi, oppure il trequartista. Io penso che come ruolo trequartista punta sarebbe al massimo ideale chi vuole giocare col francese. Andiamo avanti, abbiamo De Jong, che l'abbiamo già commentato un paio di volte. Allora, De Jong è un centrocampista completo. Vado io un attimo molto velocemente. C'ha un sacco di passaggi: passaggio trasversale 96, passaggio alto 95, frequenza piede debole, precisione 3-3. Ottimo controllo palla, ottimo possesso stretto. A livello difensivo, c'ha un 85 di palla che non fa mai male. Aggressività 85, comportamento difensivo 78. Discreta velocità, visto che quasi arriva a 90. Accelerazione no, 89, 88 di velocità, resistenza 92. Sicuramente uno dei centrocampisti top che abbiamo nel gioco, secondo me. Tu che ne pensi? Sì, concordo. Carta tra le linee, poi sì. Esatto, poi c'ha tante skill come giocatore. Secondo me, io ce l'ho titolare, figuriamoci, quindi lo consiglio vivamente all'olandese. Andiamo avanti. Allora, abbiamo Piqué. Piqué quest'anno, secondo me, ha perso un po' di appeal rispetto all'anno scorso. Non so cosa ne pensi tu, Marco. Dio, sì, un po' anche per lui l'età avanza e quindi qualche statistica scende, però guardando bene nel dettaglio, a livello massimo comunque raggiunge un comportamento difensivo di 98, recupero palla 96, aggressività 90, quindi sono comunque di tutto rispetto. Sì, sicuramente, poi vabbè, i passaggi sono anche un suo punto forte, 89 di passaggio da sotterra, 90 di passaggio alto, però se devo paragonarlo a Van Dijk, io preferisco l'olandese. Sicuramente è un'ottima pescata, però stona un po' con il materiale che abbiamo, cioè io preferisco, che ne so, Jimenez che Piqué per il discorso velocità, poi non so, sono una questione di gusti a livello di gameplay. Non so se sei concordo o meno. Sì, anch'io preferisco addirittura luce frontale extra, preferisco incontrista o sviluppo, sì. Ok, abbiamo Lenglet, il compagno di reparto. Arriva a 95. Mi sembra che abbiamo incontrato con la Francia. No, non l'abbiamo incontrato con la Francia. Allora, Lenglet arriva. Vedi, già Lenglet, se lo guardiamo, è molto simile a Piqué. C'ha 99 di comportamento offensivo, 95 di recupero palla, 96 di elevazione. Ha buoni passaggi perché non è come Piqué, ma sa passare la palla, c'ha 88 di passaggio da terra, c'ha 3-4 di piede debole, di precisione, discreta velocità, visto che c'ha 79 di accelerazione, 84 di velocità, buon contatto fisico, buona resistenza. Tra Piqué e lui io preferirei l'Anglet, sinceramente, non mi voglia gli spagnoli. Poi non so Sì, tu. anch'io sono della stessa parere. Ok, andiamo avanti. Mi sembra che abbiamo già. No, abbiamo prima Pjanic. Che dici dell'ex Juventino Pjanic? Sì, il pianista raggiunge un overall massimo di 94. Spicca su calci piazzati, che diciamo è il suo pezzo forte, però comunque bravo nei passaggi, bravo nei dribbling, una buona potenza di tiro, una buona resistenza. Sì, nel difendere ha solamente un 80 e un recupero palla 82, aggressività 77, che sai, per un mediano diciamo che le statistiche difensive sarebbero un po' più interessanti, un po' più alte. Come velocità 76-77 di accelerazione.
Sì, tutto sommato, sì, buono, ma Non non ottimo, eccelso. esatto. Ottimo nei passaggi, ma a livello difensivo come mediano, si preferisce di solito come tendenza un mediano più massiccio, più fisico nel gioco di PES. Poi chi ama giocare 1-2 stretto, può essere utile, però sicuramente secondo me c'è molto di meglio di Pjanic. Andiamo su Jordi Alba, terzino sinistro, arriva a 92, vediamolo brevemente. È molto molto forte in velocità perché è un pezzo forte del suo bagaglio. Arriva a 97 velocità, 91 di accelerazione, ottimo passaggio, 85 di raso terra, 88 di passaggio alto. È un terzino offensivo come tanti terzini. Ha un ottimo controllo dribbling, un controllo palla e il dribbling. Possesso stretto 87, controllo del corpo 86. Difensivamente è abbastanza simile a Lodi perché c'ha 75, 80 di equilibrio palla, 83 di aggressività. Molto simile, io preferisco Lodi perché forse è leggermente anche più fisico, Lodi che abbiamo commentato prima. Non so tu cosa ne pensi. Sì, anche con piede debole, diciamo c'è solamente il sinistro, perché piede destro c'è uno come precisione, uno come frequenza. Sì, è un po' come Lodi, è un clone di Lodi, sinceramente, che abbiamo commentato qualche istante fa. Io andrei sul pezzo forte, questo secondo me è il getto del desiderio di tutti, è il ragazzino che sta sorprendendo la Liga Spagnola e il mondo intero. Fatih, che poi l'anno scorso c'è stato un mistero che ragazzi era stato messo, poi è stato tolto, quest'anno c'era, non c'era, per fortuna l'hanno sistemato nella rosa del Barcellona. Che ci dici del giocatore spagnolo? Su Fatih alla prolifica raggiunge un overall massimo di 99, è fortissimo, cioè velocità 99, accelerazione 99, controllo palla 96, velocità dribbling 99, possesso stretto 96, spicca anche in equilibrio, è veramente bravo nei passaggi, una buona potenza di tiro, resistenza anche interessante. Sì, l'unico lato negativo appunto sono magari il fisico, il colpo di testa, che comunque sei sopra 70, quindi anche non malissimo, e nella fase difensiva, però per il resto devastante. Sì, secondo me è il pezzo pregiato di questo pool, essendo pure giovane. Sicuramente per farlo crescere ci vorrà tanto, però è il pezzo forte secondo me del pool del Barcellona. Io probabilmente girerò il Barcellona solo per lui. C'è la versione oro che arriva a 92-93, ce l'ho, è veramente determinante come esterno sinistro, volendo proprio la punta, l'SP, l'EDA, in ruolo di attacco te li copre tutti, velocissimo ragazzi. Io ve lo consiglio sicuramente che lo pesca, Sì, fa... Rudy, per maxarlo da livello 1 a livello 58 ci vogliono la bellezza di 474.000 punti di esperienza. Eh sì, ci vorrà un bel po', ci abbiamo tutta la stagione per maxarlo come gioiellino. Andiamo avanti, abbiamo il pool italiano. Allora, andiamo col Napoli. Abbiamo, ecco, K2 Koulibaly, 95. Vabbè, presentarlo è molto molto banale perché secondo me è uno dei difensori più forti del gioco. Anche se questo comportamento difensivo mi storce un po' il naso, gli avrei dato un paio di punti in più. Però Koulibaly lo conosciamo tutti, recupero palla 97, aggressività 97, elevazione 93, colpo di testa 92, 1,87 m. Mi ricordo che l'anno scorso, 2 anni fa, c'era il problema dell'altezza, che un Koulibaly, non so se tu ricordi, l'hanno fatto 1,96 m, Sì, c'era un risalto. c'era questo problema dell'altezza e tutto. Poi vabbè, velocità 92 per un difensore è ottimo, 82 di accelerazione. Contatto fisico 99, resistenza 85, piedi così così, però sa passare il pallone a 81 come passaggio da sotterra. Sicuramente non si chiede i lanci di Bonucci, ma sicuramente è un grandissimo difensore. Penso che concordi su questo. Sì, anche la carta incontrista è abbastanza rara, diciamo, nei DC. Sono molto ricercati i difensori centrali con incontrista. Cosa volevo aggiungere? Sì, per portare lui a livello massimo, appunto, ci sono solamente 80.000 punti di esperienza rispetto ai 400 e passa mila di Ansu Fati, quindi è anche più semplice portarlo al massimo. Quello sicuramente. Andiamo avanti. Abbiamo Fabiano Ruiz. Arriva al 95. Vai tu con lo spagnolo. Fabian Ruiz raggiunge sì 95, carta tra le linee,
Spicca soprattutto in controllo palla 95, passaggio raso terra 97, però bravo anche nel dribbling sopra i 90, un passaggio alto, finalizzazione anche 85 per un centrocampista, è una buona statistica, tiro a giro, fase difensiva raggiunge un 78, recupero palla 83, aggressività 80, la velocità 84 e accelerazione 80. Un buon fisico, guarda, tutto sommato è un buon giocatore. Sì, sicuramente poi visto che lui è 1,89 m, si farà sentire in mezzo al campo. Secondo me è un ottimo centrocampista. Sì, un pochino dietro, uno scalino dietro a De Jong, però comunque sono su. Sì, però compensa Sì. col fisico perché De Jong è un pochino meno più esile, ma lui compensa un po' più col fisico. Poi dipende come vi trovate voi, se volete il centrocampo un pochino più fisico che o un pochino più tecnico e più agile. Poi dipende dal modo di giocare di ognuno di noi. Andiamo avanti, abbiamo il capitano Renzo Insigne. Oh, 92 gli hanno dato massimo, ma io gli avrei dato un 95 a Lorenzo, visto che è il capitano pure del Napoli. Guardiamo No, velocemente. ma Rudy, sai cosa penso? Penso che adesso Konami si tiene un po' basso, che sono i primi pool, e poi piano piano, quando torneranno, leggermente alzerà piano piano le statistiche dei giocatori, in Sì, a modo da invogliarci sempre a prendere una girare. versione leggermente migliore. Sì, ma sicuramente, ma essendo il capitano, la figura di Napoli, io gli avrei dato qualche punticino in più. Però Lorenzo c'ha una carta riserva di lusso, quindi secondo tempo è micidiale. Questo dobbiamo sottolinearlo. Presentarlo molto brevemente, abbastanza veloce, 90 di velocità, 91 di accelerazione, dribbling 94, di controllo palla 91 di dribbling, possesso stretto 92, controllo del corpo 89, comportamento offensivo 89, pecca pure in finalizzazione perché i gol li ha sempre fatti Insigne, 80 di finalizzazione e qualche punto in più lo meritava Lorenzo. Poi ottimo di passaggio, a me dispiace per questo 80 di finalizzazione. Un meno 85 lo meritava a livello massimo, Florea. Minimo 85 lo meritava, secondo me. Poi non so se concordi. Sì, potevano dargli qualche punto in più. Dispiace, sinceramente dispiace. Poi vabbè, fa anche il trequartista, però. Andiamo avanti. Andiamo con Mertens, il famoso Ciro di Napoli. Anche lui 92, vai tu col belga. Sì, Mertens, carta alla prolifica, però c'ha la posizione punta. Andrebbe meglio come schierato sugli esterni con questa carta abilità. Comunque spicca in possesso stretto 96. Per il resto abbastanza equilibrato, bravo in tutto, abbastanza veloce, bravo anche sui calci piazzati, passaggio raso terra anche 87, finalizzazione 89, un buon dribbling, un buon controllo palla, un buon giocatore. C'ha anche lui la carta riserva di lusso, quindi è un po' più interessante. Diciamo sul livello Di Insigne, di Insigne. esatto, lui c'ha più finalizzazione, Insigne c'ha più passaggio, queste vedo come differenze sostanziali tra i due giocatori, ma un qualcosina in più anche per Mertens, tutti quelli che ha fatto in Serie A meritava qualcosina in più, aspettiamo versioni migliori di Ciro. Abbiamo Zielinski, il polacco, arriva al 93, vediamo brevemente, è un CC che a livello difensivo pecca parecchio, comportamento a 71, recupero palla 74, Cristiano 72. È molto veloce, ragazzi, perché c'è 89 di velocità, di accelerazione, ottima resistenza, onnipresente, quindi fa tutta la zona del campo. Ha un buon controllo palla, un buon dribbling, come potete vedere. Ha possesso stretto 94, non spicca in nulla, ma è abbastanza equilibrato e pecca un po' a livello difensivo, secondo me. Poi non so cosa ne pensi tu, Marco. Sì, anch'io sono di quest'idea. Io andrei avanti. Chi abbiamo? Abbiamo Spina, il portiere. Io avrei messo Meret, essendo italiano, anche più giovane, Meret forse aveva un pochino più di appeal anche come età. Allora, Ospina brevemente, c'ha 93 di comportamento portiere, presa 92, 95 di respinta, riflessi 99, estensione 96, è un portiere offensivo con traiettoria bassa, quindi vi fa già il rilancio basso. Sinceramente è un giocatore da evitare in questo pool perché di portiere ne abbiamo già in abbondanza. Poi per i tifosi del Napoli, per carità, sicuramente
Può essere interessante la Pescara, però secondo me preferiscono Insigne, Koulibaly o Fabian Ruiz, oppure Osimhen che vediamo a breve. Io la penso così. Secondo me è proprio da evitare Ospina, poi non so se tu concordi. Sì, è un portiere, diciamo, possiamo definirlo anche addirittura di terza fascia. Sì, concordo con te. Andiamo avanti. Ecco, abbiamo Di Lorenzo che fa il terzino destro, arriva a 93. Allora, c'ha terzino offensivo come carta, come stile di gioco. Io lo vedo abbastanza, opla, lo vedo abbastanza equilibrato perché c'è 93 di velocità, 87 di accelerazione, ottima velocità per un terzino, 82 di contatto fisico, 94 di resistenza, ottimo per un terzino. È 1,83 m. A livello difensivo fa il suo perché c'è 90 di aggressività, 89 di recupero palla, comportamento offensivo 87 e 189. Io forse gli avrei dato magari terzino come carta di gioco terzino difensivo, visto che a livello difensivo è molto molto preparato. Tu che ne pensi? Sì, anche io gli avrei dato qualche punticino in più, però sì, come dicevo, all'inizio magari tendono a partire bassi per poi piano piano col tempo salire. Poi eventualmente in emergenza mi fa pure il difensore centrale, arriva 86 come difensore centrale in emergenza, può tornare utile Di Lorenzo. Andiamo avanti con il pezzo pregiato del mercato del Napoli, Osimhen. Che ci puoi dire di Osimhen, Marco? Osimhen, guarda, carta opportunista, raggiunge ovvero al massimo 94, spicca in velocità 99 e accelerazione 95. È una bella sorpresa perché l'anno scorso mi sembra che addirittura no, non era con questi livelli qua, è molto basso, sembra, sì e no, era oro. No, l'anno Comunque, scorso era 79, ce l'ho qui con il PES DB. addirittura argento, sì, infatti. Potenza di tiro 86, elevazione 92, quindi è un'ottima elevazione, un 92, colpo di testa 88, finalizzazione 89, buono nel dribbling, buon comportamento offensivo, un buon fisico, un buon giocatore, interessante. Sì, secondo me è uno dei più interessanti di questo pool, assieme a Koulibaly, perché mettiamo dietro Insigne e Mertens, per quello che abbiamo detto prima, perché vabbè, Insigne e Mertens hanno riserva di lusso, può essere quella la chicca tra loro due. Secondo me questo è un giocatore che può essere devastante in attacco, perché ha pure contatto fisico 90 e controllo del corpo 86. Secondo me è un giocatore da trovare, da provare, che secondo me merita tanto in attacco. Anche se facciamo sempre quel discorso lì c'è chi c'ha Ronaldo, chi c'ha Rummenigge, forse fa fatica a trovare spazio, ma secondo me sicuramente è da provare, Osimhen in attacco. Sì, la cosa peculiare è appunto avere un giocatore veloce e anche bravo di testa. Non è semplice trovare questa combinazione. Sì, è molto completo perché c'ha finalizzazione 89, c'ha velocissimo. Contatto fisico 90, quindi lo regge il contrasto. C'è un equilibrio di 86 che di solito tra contatto fisico e equilibrio, il controllo del corpo, di solito c'è sempre un contrasto. Se c'è tanto contatto fisico hai poco controllo del corpo, se tu vai a guardare di solito anche i difensori, eccetera. Secondo me è un giocatore sicuramente da poter provare e secondo me come posso dire, sicuramente sarà molto molto interessante provarlo e giocare con Osimhen. Io andrei sul pool Può della essere Roma. un giocatore buggato, sì. Esatto, un giocatore abbastanza buggato. Andremo velocemente sulla Roma perché così terminiamo. Allora, abbiamo Lorenzo Pellegrini come primo giocatore, arriva a 94. Che ci dici di Lorenzo? Pellegrini raggiunge un 94, c'è una carta giocatore chiave, spinge molto in avanti, fa degli inserimenti anche senza selezionarlo. Equilibrato, non spicca in nulla, però un giocatore mediocre, medio buono comunque. Sì, sicuramente è abbastanza equilibrato, le statistiche molto molto equilibrato, anche a livello difensivo non eccelle, ma c'ha il suo 80 in tutte le abilità difensive, quindi secondo me è un buon centrocampista di seconda fascia, ma sicuramente secondo me è un bel pull da trovarlo. Poi c'ha 3-4 di piede, sicuramente è un buon centrocampista. Andiamo avanti, abbiamo Dzeko, il giocatore bosniaco. Allora, Dzeko, io andrei abbastanza velocemente. Allora, vabbè, le sue qualità le conosciamo tutti, che è il fisico 91, ottima finalizzazione,
4-4 di piede, quindi tira col destro e col sinistro senza nessun tipo di problema. Comportamento offensivo 93, potenza tiro 88, controllo palla 91, che è ottimo per una punta, colpo di testa 90, 83 di possesso di dribbling, possesso stretto 80, 83 e controllo del corpo, come dicevo prima di Osimhen, è 82, quindi compensa, è molto abbastanza agile. Pecca in velocità, in passaggio 82 di passaggio da terra, è il fulcro di gioco, sicuramente un ottimo attaccante, però come abbiamo sempre detto gli attaccanti c'è tanta concorrenza, non so se concordi. Sì, un po' troppo lento, anche l'elevazione è abbastanza bassina, pensavo che avesse un po' più alto il valore di elevazione. Esatto, però sicuramente chi è per i tifosi romanisti può essere un ottimo acquisto. Andiamo avanti, abbiamo Mkhitaryan, l'armeno. Mi sembra che abbiamo commentato pure l'altra volta che è uscito Pot. Vediamo un po'. Ah no, non l'abbiamo commentato, però è uscito Pot, mi ricordavo bene perché io l'ho pescato, non ho avuto modo di provarlo. Vai tu con l'armeno. Sì, l'armeno può giocare dappertutto, centrocampo, sulla tre quarti, seconda punta. Centrocampista di fascia, esterno alto, è molto duttile come giocatore, raggiunge un overall di 92, è abbastanza equilibrato, molto, molto interessante, non spicca particolarmente in nulla, però è un buon giocatore. Sicuramente abbastanza equilibrato, fa tutti i ruoli di centrocampo, quasi d'attacco, tra nella punta, può essere una buona sorpresa come pescata. Andiamo avanti, abbiamo Zaniolo, ecco qua il nostro Nicola Zaniolo, che l'anno scorso è uscito IF solo in versione in forma, solo alla fine io l'ho trovato, sono stato fortunato. Zaniolo dell'anno scorso era devastante, ragazzi, questo un pochino meno a livello di statistiche, visto che quello dell'anno scorso arrivava a 99. Sicuramente Zaniolo, secondo me, è uno dei trequartisti più forti del gioco, perché c'è giocatore chiave. Arriva a 94, pecca un po' di over, però ragazzi, guardate, c'è 95 di accelerazione, 90 di velocità, contatto fisico 91, resistenza 91, controllo del corpo 90, dribbling 95, controllo di palla 92. Secondo me è un trequartista veramente pazzesco Zaniolo, sinceramente. Poi è fisico e tutto. Tu cosa vuoi aggiungere, qualcos'altro su Nicolò? Beh, guarda, penso che sia anch'io uno dei trequartisti più forti del gioco. Sui livelli di Havertz o di comunque altri giocatori top, giovani, veloci, con un buon tiro, un buon fisico, completi. Possono fare anche centrocampo, aiutare a centrocampo. Esatto, in emergenza completo. Fa pure la punta, visto che è 1,90 m, veramente veramente completo. Io l'anno scorso l'avevo la versione che arrivava a 99, ragazzi, era devastante. Questo ha 5 punti in meno, ma secondo me chi lo pesca fa un buon acquisto. Poi come dici tu, magari nei prossimi pool che ci saranno in futuro gli aumenteranno ancora di più le statistiche. Andiamo avanti, abbiamo Spinazzola, che fa il terzino sinistro, è uno dei pochi terzini sinistri che è di piede invertito. Vai tu con Spinazzola. Spinazzola raggiunge un overall massimo di 91, non spicca in nulla, però diciamo le cose del pezzo forte sono appunto l'accelerazione e la resistenza. Statistiche difensive sono sopra l'80, è buono anche col piede debole, che raggiunge 3. Un buon controllo palla 86, e dribbling 86, possesso stretto 86. Sì, c'è di meglio, però se c'è bisogno comunque di un giocatore a sinistra, può fare il suo. Sì, sicuramente, però a me sinceramente è proprio da evitare Spinazzola, non mi vuole il giocatore Leonardo, però secondo me da evitare, perché a me non convince particolarmente, perché altre palle oro magari hanno qualche punto in più e posso compensare, che ne so, a Davis 82, secondo me compensa di più rispetto a Spinazzola. Andiamo avanti, abbiamo Pedro, ex Chelsea, che è arrivato da Londra. Che ci dici di Pedro? Beh, Pedro ha la prolifica, raggiunge un overall massimo di 91, non è così molto alto, mi sarei aspettato qualcosina in più,
Anche lui non spicca in niente, però è equilibrato, molto equilibrato. Può giocare anche come trequartista, come centrocampista laterale destro. E poi, se viene aggiunto anche l'allenatore di posizione, può giocare anche dalla parte sinistra e anche in seconda punta e attacco. Sì, un pochino come Lorenzo, io lo vedo, perché visto che Lorenzo prima aveva 80 finalizzazioni e lui 83, un pochino come Lorenzo Insigne, secondo me. Però Lorenzo Insigne, da parte sua, c'ha il riserva di lusso. Sicuramente ha fatto grandi gol, grandi prestazioni, Pedro. Grande acquisto della Roma, anche di un'età avanzata di questo giocatore. Andiamo avanti, abbiamo Veretout, ex Fiorentina. Allora, Veretout come centrocampista. Allora, guardiamolo. C'ha ottimo passaggio, c'ha 94 di passaggio rasoterra, 89 di passaggio alto, calci piazzati 86 e tiro a giro 86, non male nemmeno sui calci piazzati, c'ha 90 di potenza tiro. A livello difensivo, sì, ci sta, 79 di comportamento difensivo, 80 di elevazione, recupero palla 80, aggressività 86. Velocità mediocre, velocità 82, accelerazione 83, contatto fisico 81, resistenza 90, onnipresente. Io preferisco Lorenzo Pellegrini rispetto a Veretout, non so tu cosa ne pensi. Sì, anch'io preferisco Pellegrini. Ma io penso Esatto. di girare solamente il pool Roma solamente per Zaniolo. E quello sicuramente concordo con te perché è proprio oggetto del desiderio. Andiamo avanti, abbiamo Mancini, ex Atalanta, vai tu col difensore. Mancini raggiunge un overall massimo di 93, c'ha abilità frontale extra. Vediamo, velocità 85, accelerazione 82, nel difendere c'è un comportamento difensivo di 94, recupero palla 89, aggressività 90. Non, sì, gli manca quel passetto in più per fare il salto di qualità. Sì, concordo con te. Buono Sì, di testa, buono di testa, abbastanza nel complesso mediocre, diciamo. di seconda fascia, non è Koulibaly, è di seconda fascia sicuramente. Andiamo avanti, mi sembra che c'è l'ultimo. No, abbiamo terminato, mi sembra. Sì, abbiamo terminato. Sì, Sì. perché mi ha dato Spinazzola adesso alla fine, figuriamoci. Ma ha scambiato le carte, Pestmaster. Boh, allora io farei la classifica che non l'abbiamo fatta dei migliori 3/4 giocatori. Partiamo dall'Atletico Madrid. Allora io direi su Saul, João Felix. Io sento un ritorno. Prova a disconnettere un attimo Discord, Marco. Ok, è ah, c'è appena, appena ritorno. Allora c'è Saul. Coke, tu che dici, Marco? Prova a parlare un attimo tu. Ma sì, secondo me João Felix, invece, Saul e Jimenez o Oblak. Sì, concordo con te. Ok, il ritorno di cuffie è andato via, per fortuna, l'ultimo problema tecnico è andato via. Andiamo nel Barcellona, io direi Fatih come prima scelta, De Jong e papà, io metterei Griezmann perché Messi lo hanno in tanti. A chi manca Messi, sicuramente Messi. Non so cosa ne pensi tu. Sì, senz'altro, se non sia Messi, c'è comunque lui, Ansu Fati e De Jong. Ok, velocemente con Napoli, Koulibaly, Fabian Ruiz e io metterei Osimhen. Sì, Koulibaly, Osimhen e anche sì, Fabian Ruiz, sì, dico Ok, anch'io come te. della Roma, Zaniolo credo che siamo entrambi su di lui, poi mettere Lorenzo Pellegrini, eventualmente se vi manca un difensore metterei Mancini, ma io ne metterei solo due, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo, il terzo io non lo darei però, poi non so tu. Sì. Beh, gli altri sì, sono forse Dzeko perché c'è fulcro di gioco, dai, giusto per avere un giocatore diverso dagli Esatto. altri. Comunque sì, solamente quei due lì sono una spanna sopra gli altri.
Esatto. Beh, per oggi è tutto, grazie a chi ci segue, un ringraziamento a Marco che è qui con me, grazie Marco. Ah, figurati, un saluto a tutti e buon Ok, proseguimento. alla prossima ragazzi, vi aspettiamo col video di giovedì con gli agenti, anzi del lunedì che c'è l'uscita di Fabrizio e poi del giovedì con l'aggiornamento settimanale. Ciao ragazzi!